Valorechini, allora il Francavilla in questo momento è in vacanza, però si sta già muovendo sul mercato. Che ne pensi dei primi arrivi in casa giallorossa? Che te ne pare? Ci stiamo muovendo molto bene sul mercato, abbiamo pensato soprattutto a riconfermare quei 3-4 ragazzi dello scorso anno, quindi parlo di Palumbo, di Banegas, di Babba, giocatori importanti, Milizia, lo stesso Spacca, e poi ci stiamo muovendo per fare un'ossatura forte, quindi abbiamo preso due difensori di categoria molto validi e adesso abbiamo altre operazioni da fare sia a metà campo che in avanti. Ti aspetti che Claudio Cafiero insomma ripeta quello che ha fatto l'anno scorso all'Aquila, ha fatto un grande campionato? A Cafiero è un grande giocatore, è normale, è nell'età, la maturità quella giusta e quindi deve fare bene anche quest'anno, questo è fuori discussione. Secondo te il Francavilla come può assestarsi in questo campionato? Non so se hai visto anche le altre, come si stanno muovendo, per esempio la Vastese che ha appena preso Napolano ha confermato Fiore, l'Avezzano che ha confermato tanti giocatori, il Pinedo che comunque si muoverà sempre attraverso molti che arriveranno tramite Pescara, ecco le altre abruzzesi come le vedi? Ma tutte bene, tutte squadre attrezzate come lo erano lo scorso anno, il Pinedo viene da una finale quindi rifarà un campionato importante, l'Avezzano sta cercando di riconfermare in blocco la squadra dello scorso anno quindi rifarà bene sicuramente e noi ovviamente vogliamo cercare di fare meglio dello scorso anno, comunque l'anno scorso il Francavilla ha fatto 56 punti, si è classificato al sesto posto, quindi l'obiettivo è quello di migliorare quello che è stato fatto lo scorso anno. Ti posso chiedere che cosa ne pensi di questa eventuale trattativa che c'è tra il presidente del Francavilla Gilberto Candeloro e il Teramo che si sta sviluppando, almeno così dicono i rumors in questi ultimi giorni, te da allenatore del Francavilla che ne pensi? Ma io sinceramente di questo non voglio parlare, nel senso che queste sono cose del presidente, io con il presidente posso dire solamente che è una persona squisita, parliamo di mercato, ci vediamo giornalmente, quindi posso parlare solo di questo, poi di quello che sta succedendo al di fuori del Francavilla sinceramente a me non interessa, però sicuramente vedremo che cosa succederà nei prossimi giorni. Non ti chiedo di farmi il nome, ma almeno il ruolo, dove ci dobbiamo aspettare il colpo del Francavilla da qua in avanti? Il Francavilla sta cercando di fare operazioni importanti davanti, anche perché là dietro penso che ci siamo mossi bene. E bisogna vedere a centrocampo, perché bisogna parlare con Di Cecco che è un altro giocatore importante e che può fare ancora bene, e davanti vogliamo prendere attaccanti di categoria che comunque di spessore, e quindi stiamo trattando quel tipo di giocatore.